Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Darksiders. A parte gli scherzi, benvenuti in questa prima puntata. Allora, questo gioco ho deciso di portarlo per due motivazioni. La prima è che il gioco io l'ho già giocato su PlayStation 3 al tempo, ed essendo questa la versione migliorata, volevo rigiocarlo anche per rivivere un po' questo gioco che mi aveva intrattenuto su PlayStation 3. E seconda cosa, voglio fare tutti quanti i Darksiders che, tra parentesi, possiedo. Dal primo fino a Genesis voglio scoprire come sono cambiati, perché da dopo l'uno gli altri non li ho ancora mai giocati. Quindi l'intenzione sarebbe di portarli qui sul canale. Ma non perdiamoci oltre e direi di iniziare una nuova partita. Seleziono la difficoltà normale, visto che è la nostra prima partita dopo tanto tempo. Confermiamo e andiamo. Premi R2 per lanciare. Che cosa? Non si sa. Ecco l'incipit. All'alba dei tempi, gli eserciti d'inferno e paradiso combatterono. Ma è il doppiatore di Junior questo? Nel conflitto intervenne l'Arso Consiglio, un'entità preposta dalle antiche leggi per preservare l'ordine e l'equilibrio. Che sono tre teste di pietra che sputano fuoco. Controllato, minacciasse il tessuto stesso dell'universo. Aha, certo. Tempo, il paradiso e l'inferno impararono a onorare il consiglio e le sue leggi, poiché nessuno era al di sopra dell'implacabile giustizia. Certo. L'emissario del consiglio, la spietata confraternita detta dei quattro cavalieri. Da questo caos emersero i primi esseri umani. I Nephilim. Il consiglio predisse che queste fragili ma astute creature avrebbero fatto parte un giorno dell'equilibrio. E così fu nominato un terzo regno. Il regno degli uomini. Per ordine del consiglio fu stipulata una tregua tra inferno e paradiso. Belle le spade. Il patto fu vincolato da sette sigilli, da infrangere a tempo debito, quando il regno degli uomini fosse stato pronto per l'ultima guerra. E non lo è. Una battaglia che avrebbe portato a un nuovo equilibrio e determinato il destino finale dei tre regni. Immagino che questo equilibrio ancora non ci sia, immagino. E soprattutto gli umani non sono pronti. THQ Nordic. Virgil Game. Darksiders. Sì, pronto. Sì, stiamo sorvolando New York, come qualsiasi film americano, siamo sempre in America. Sì, sì, guarda, sono in ritardo. Ehi, ma che sta succedendo là sopra? E che ne so io? Stanno attaccando qui, qui e qui. Mi stanno chiamando, mi scusi. Ah sì, sono meteoriti. Oh cazzo! Moriremo tutti! Ah-ha! E non sono proprio meteoriti, ma... beh, fanno comunque male. Porca troia! Oh, da quanto volevo registrarla sta roba. Ce l'ho installato da un bel po' di tempo sulla Play e non vedevo l'ora di aprirlo per giocarlo e registrarlo. Ma che cacchio è stato? Salve, sono un costrutto del paradiso e io sono un demone. Sono più grosso di questo coso. No! Perché non mi sorprende la cosa? Comunque, i demoni, queste entità demoniache, sono fatte bene. Mi ricordano molto quelle di Diablo 3, comunque. Anche se Diablo 3 è uscito molto dopo questo gioco. Di sicuro ti salvi dentro l'autobus. Bello questo. Oh, cazzo, chi è? Che vuoi? E tu chi sei? Oh cazzo. È guerra!
Sì, sono io. Ho attaccatolo, Cosini! Ah, che bella scena iniziale. Ho già capito quale sarà il frame con cui metterò la miniatura. Allora, vabbè. Allora, devo dire che a livello grafico è esattamente come me lo ricordavo. A livello, cioè, a livello grafico più che altro, intendo il tipologia di grafica, non la grafica in sé. Un po' cartunesca, ma non così eccessiva. Ok, posso fare anche gli attacchi caricati, senza che il gioco me lo specifichi. Ah, merda, posso prenderti? No, vado direttamente su quello. Posso prenderti anche se non ti ho fatto danno? Sembrerebbe di no. Bello anche il fatto che faccia le animazioni diverse. Mi piace molto. Adesso ti spacco. Va bene, vieni. Come faccio a schivare? Con R1, ok. L1, R2, forma caotica. Ok. È un po' una combinazione di tasti inusuale. Però va bene, dai. Niente di strano. Ma è morto? Ma che di già? Ma che tristezza. Comunque non mi sembra siamo tanto di parte, cioè la forma che assumiamo a me sembra un po' demoniaca. Cioè mi sembra che siamo qua. Non me lo ricordavo che i palazzi si distruggessero. Questa cosa è fighissima. E qua che succede? Ah, è solo i miei obiettivi. Posso prendere gli oggetti? No, però posso vedere i punti di interesse. Oh, ma che palle. Sempre che mi si distrugge la roba quando arrivo, eh. Ma porca. Liberatemi. Penso si sia liberato. O sia caduto, non lo so. Il giudizio si avvicina. Ma... ah, bene. Bravi angeli che avete capito che io sono bravo, eh. Minchia. C'è sempre qualcuno che non capisce mai da che parte stai e ti finisce per attaccarti. Ma ti abbassi o cosa? Ecco, bravo. Vieni qua. Ma stai zitto, scemo. Intanto un demone di fuoco, come al solito. Fammi indovinare, ti devo seguire? No, posso lasciarti andare da solo. Cosa sta succedendo? Qualcuno ti sta assorbendo i poteri, sembrerebbe. Già, la tua vita è appena diminuita. Posso saltare? Ok, no, non posso, peccato. Però posso distruggerli, dai. Comunque, stavo dicendo, me lo ricordo esattamente così il gioco, ma è molto gradevole essendo su PS4. Cioè, è fatto bene come remastered, porting, diciamo. Non ho di cui lamentarmi. Minchia, mi ha quasi colpito una palla di fuoco. Non posso andare di là, vero? Aia, che dolore. Ma stai... ehi, stupido. Di un angelo di nome Kronk. Bravo, non cedere. Io intanto vi apro il culo a tutti. Minchia, che dolore mastodontico. Come faccio a... crepa. C'è un modo per selezionare quale nemico attaccare? Bello il fatto che comunque durante l'animazione abbiamo fatto danno anche all'altro. Molto... ehi. Ma io... vabbè, dai, non importa. Che schifo. Però mi ricordo... questa cosa me la ricordava anche su PS3. Questo grumo fatto sul muro mi ricorda tantissimo Dante's Inferno. In Dante's Inferno c'era roba simile, devo dire. A livello visivo, intendo. Ah, bene. C'è anche la concatenazione di tasti. Zaccate. Via la testolina. Ok. Sì, è esattamente come Dante's Inferno. Ehi. Dante's Inferno, questa cosa. Che puoi fare anche lo scatto verso l'alto. Dante's Inferno, tra l'altro,
molti ne hanno parlato male dicendo copia i... molto intelligente lei. Copia bruttina di God of War. A me è sempre piaciuto. Ah, non posso prenderlo, peccato. Salta sui tubi. Ok. A me God of War piace, ma anche Dante's Inferno a me ha fatto divertire moltissimo. Mi è piaciuto molto, è gratificante da giocare, ma soprattutto è fatto bene. A discapito di molte altre... R2, spostarti rapidamente, ok. Altre copie, tra virgolette, di God of War, Dante's Inferno aveva comunque un'ottima giocabilità e degli ottimi elementi. Anche la storia era raccontata proprio bene. Questo gioco invece non lo definisco copia di niente che conosco, almeno io, nel senso... magari voi potrete dire, potrebbe assomigliare a... dico un nome a caso, Devil May Cry, potrebbe assomigliare a Tom e Jerry, che ne so. Però per come l'ho giocato io la prima volta, a me era piaciuto tantissimo. E ti dirò, anche non averlo completato al 100% su PS3, comunque mi ha dato un bel po' di tempo per divertirmi. Altro titolo, per esempio, di quel periodo in cui avevo giocato prima di questo, se non ricordo male, Prototype 1 a me è piaciuto tanto. E sì, effettivamente, fra questo titolo e un altro, non Darksider, ma Prototype, ho visto un po' di similarità, ma niente di eccessivo, ovvero Infamous. Infamous è stupendo, è uno dei miei giochi preferiti dell'era della PS3 ed è fatto proprio bene. Ok, non c'è il danno da caduta, meno male. Ed è fatto proprio bene. Infamous, secondo me, meriterebbe di essere... cosa? Ok, aspetta, ecco fatto. Meriterebbe, secondo me, di essere spinto ancora un po'. Non abusato, nel senso non farci titoli tanto per farci qualcosa, ma per continuare una storia che secondo me ha dato tanto. Il capitolo su PS4, ovvero Second Son. Oggetto, ok. R3 per mirare. Ok. Minchia. Ma c'è un modo per targettare i nemici? Secondo me sì, ma ancora il gioco non me lo vuole dire. Stacco le ali. Madonna mia, che fine ingloriosa per un angelo. Comunque devo dire, a proposito di angeli, e come stavo dicendo prima, Diablo 3, anche gli angeli sono molto stile Diablo, con le armature d'oro, le ali serafiniche così, di pura energia divina. Cos'è, aspetta? Ah sì, c'è ancora uno, bastardo. Madonna, troppo in avanti. Secondo me hanno preso un po' di spunti da Diablo. Niente di eccessivo, però sempre spunti sono. Qua c'è qualcosa? Sembrerebbe di no. Però posso prendere l'autobus? No. Arriverò in ritardo al lavoro perché non posso prendere l'autobus e non posso spaccare via la roba con una spallata. Peccato. Second Son a me è piaciuto tantissimo. L'ho platinato neanche tanto tempo fa, cioè, o meglio, l'ho giocato molti anni fa, ma l'ho platinato di recente perché ho voluto rigiocarlo. Avevo fatto una sola run di un solo karma e quindi ho detto voglio fare anche l'altra, e nel farla l'ho platinato. Molto bello. Lui è il grande figo. Sono un angelo! Vi ammazzerò tutti quanti. E io sono un demone bello. Guarda che faccio il figo! Guardami! Ah, sono morto! Che cazzo volete, moscerini?
Minchia, l'ha spaccato. Gli ha mangiato la testa. E a questo l'ha mangiato dal collo in giù. Adesso vi faccio un culo così. Ah, madonna. Che succede? Dove sono i miei fratelli? Non può essere. L'ultimo sigillo. Abaddon, tra l'altro, ha una specie di katana. Aia! Ha una specie di katana, mi sembra. Ho capito, però non distratti durante la battaglia, Abaddon. Cioè, lei è uno spadone. Il settimo sigillo non era spezzato. Beh, questa sembra una scena molto Jurassic Park. Cosa hai fatto in nome del cielo? Ma io che vuoi da me? Rispondo alla chiamata. Io sono stato chiamato, sono arrivato, no? Questo invece sembra il vecchio Re di Ferro di Dark Souls 2. No, però questo è molto più figo. Cazzo. Bello, bello. Dopo tanti anni. Ok. La come si dice? La mira è solo. È solo momentanea, diciamo. Devi tenere premuto se vuoi mirare sul nemico. Dai, sono qui, forza. Guarda come ti schivo. Sarò anche grande e grosso, ma schivo come fossi un pupo. Aia la faccia. Bel colpo. È proprio bello. Cazzo, non vedevo proprio l'ora di rigiocarlo. Devo essere sincero. Merda. E chi lo immaginava? E niente, volevo colpirlo. Devo saltare. Penso proprio di dover saltare quando fai i pugni. Dai, 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 dai. Guarda come ti schivo. E prendo l'auto. Stronzo, era la mia macchina preferita. Sì, lo so, sto un po' cazziando, però me lo posso permettere, dai, è il primo boss. Con i boss più avanti prometto di fare il bravo, di essere bello concentrato sulla battaglia. Guarda, guarda. A parte che è tutto, vabbè, essendo la prima battaglia è facile, cioè nel senso lui sta aspettando anche che io gli tiro le macchine, voglio dire. Su, 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 forza. Ok, uno, due. Eh no, e stavolta niente, mi dispiace. Guarda, 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 guarda. Guarda come ti schivo. Hop, hop. Bello però. È fatto bene. Cioè, questo è ora uno di quei titoli che non mi sorprende che ancora adesso venga portato con una. Cioè, adesso, al tempo sia stato riportato con una remastered. Perché se l'è meritato. Se è qui, è perché se l'è meritato questo gioco. Ma c'era un'auto dietro di me, potevo usarla a sto punto, e saperlo prima. Cioè, rispetto a tanti altri titoli, che per carità, come ho detto prima, anche Infamous, signor titolone, avrebbero benissimo potuto portarlo anche su PS4, nessuno avrebbe detto niente, anzi, cioè avrebbero fatto anche bella figura. Chissà, magari con PS5, mai dire no, no? Stavolta no. Zacchettata nell'occhio. Questo titolo. Oh no. Chi mi ha fermato? Ha avuto senso di essere portato. Molto bello. Oh merda. Ho solo un'attacca di vita.
Il patto è stato infranto. Oh no! Guarda come ti schiaccio, stronzetto! E lo sei anche tu, cavaliere! La legge è chiara. Quando il settimo sigillo sarà infranto, 4 cavalieri si faranno avanti per punire i malvagi. Ma il settimo sigillo non è stato infranto, no? I signori del paradiso o la freccia dell'inferno. Ah beh, un po' di discriminazione sento, E un nuovo patto sarà stipulato. Tu dimentichi il tuo ruolo, cavaliere. Tu dimentichi la legge. Nessun segnale è stato dato, ma il distruttore si è messo in marcia e là sei stato trovato sotto il suo nero stendardo, se quel che si dice è vero. Falso! Al diavolo, le vostre chiacchiere! I sigilli sono stati infranti! Mi hanno evocato! E allora dove sono gli altri cavalieri? Non sono stati evocati anche loro? Ma è Pietrubaldi questo? I sigilli sono nascosti e lo sono da quando il patto fu stipulato e ogni addietro. Sono tutti integri. Proprio bello. Proprio bello. Hai fatto il gioco degli oscuri. Hai infranto un sacro accordo che ha condannato il genere umano. E hai messo in pericolo l'equilibrio. Vuoi forse negarlo? Sì. Quando sono partito, Inferno e Paradiso erano già in guerra. Abaddon era là. Lui sapeva qualcosa. Ma ormai. È caduto. Esatto. Combattendo il caos che tu hai scatenato. No. Ho combattuto privo di forze contro i demoni. E voi ancora mi accusate. La tua sconfitta non prova nulla. Il distruttore deve averti messo da parte quando tu non gli servivi più. Tu hai infranto la legge, cavaliere. Tu sarai punito. Io obbedisco soltanto al consiglio. Soltanto all'equilibrio. Come i cavalieri hanno sempre fatto. Rimandatemi indietro e punirò coloro che sono responsabili. Qua c'è qualcosa che puzza. Come? Quali speranze hai contro le armate del distruttore? Tu sei senza forze. E allora fallirò. E i demoni metteranno in atto la vostra sentenza. Forse dovremmo mandarlo. Tu tornerai sulla terra. Tuttavia sarai sorvegliato. Vieni avanti. Sai che novità. Cornuto e mazziato. Proprio bello. Proprio un signor titolo questo. La sentinella è vincolata a te. Sarà garante della tua lealtà. La sentinella, tra l'altro, è proprio bella. Cioè, esteticamente, dico. Però a livello di storia mi ricordo poco di quello che succede. Oppure sarò io a ricordartelo. Silenzio. Silenzio, chi ha parlato? Cornuti e mazziati. Pensa un po' che sfiga. Allora, vediamo cosa c'è da questa parte. Di qua c'è un teletrasporto. E di là forse c'è qualcos'altro. Forse la mia arma. Speriamo. Divora caos. La spada furente ha sete di distruzione. Eccola qui la mia arma. Che tra l'altro, io voglio essere sincero, mi ricordo, come ho detto, poco. Però mi ricordo che c'è anche una seconda arma, la secondaria di guerra. E io mi ricordo che appena l'ho ottenuta praticamente usavo solo quella. La leggendaria lama di guerra che si nutre del caos delle battaglie. Ma in questo gioco si può salvare? Le armi dei morti saranno la tua moneta. Certi nemici è più facile comprarli che ucciderli. Getto di lame. Controlla il potere del divora caos. Questo attacco genera un campo di lame mortale attorno a guerra. Ok, fammi vedere.
Assegna oggetti e potere di ira. Seleziona un potere dell'ira o un oggetto. Assegna all'oggetto selezionato lo slot. Premi L1 e premi quadrato o quello che è. Ok. Poi qui abbiamo la nostra arma principale, probabilmente la secondaria. E qua non mi ricordo. Qui ci sono tutti quanti i miei vari potenziamenti. E qua gli artefatti, che anche lì non mi ricordo. E il gioco si può salvare. Perfetto. Facciamo un salvataggio allora. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Vi ricordo che in descrizione c'è sempre il link per trovarmi in live. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.